Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video teoria per quanto riguarda il mondo di One Piece. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e condividere questo video o gli altri video che troverete sul canale o il canale stesso con i vostri amici in modo tale da far iscrivere anche loro, oltre ovviamente a iscrivervi anche voi, a recuperare tutti i video che vi lascerò qui in descrizione o che comunque potrete trovare sul canale spulciandolo, a farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti, a lasciare un bel like ovviamente se il video vi sarà piaciuto e poi a seguirmi sui vari social che lascio ovviamente come sempre il link in descrizione per quanto riguarda Instagram dove facciamo meme, sondaggi, potete contattarmi in privato, compravendita di carte o comunque anche ogni settimana esce un post recensione fisso per quanto riguarda le recensioni dei film che vedo e che poi appunto recensisco, oppure su Twitch, appunto dove continueremo le live, o su TikTok, video di carte, video divertenti. Ricordandovi come sempre la sezione abbonamenti attiva e ovviamente la possibilità di donare anche in chat, parliamo di un argomento ovviamente non nuovo per quanto riguarda questo canale, ma attuale proprio per quello che abbiamo letto nel 1049, quindi nel capitolo ultimo di One Piece, ovvero sia la questione delle sorti del futuro di Kaido. Ora, bisogna fare però delle premesse. Prima di tutto, dobbiamo un attimo capire se effettivamente lo scontro sia finito ufficialmente o non. Questo che significa? Significa che in teoria, come mi faceva notare Antonio Leone, che saluto come sempre per il supporto, non è ancora uscita la scritta Luffy vincitore. O comunque non è ancora uscita la scritta scontro finito, i Mugiwara vincono. Ora, questo può essere risolvibile o semplicemente con il fatto che nel capitolo prossimo uscirà, quindi fine della storia, oppure effettivamente lo scontro non è ancora finito, ma comunque è ormai alle battute finali. Quindi io immagino, qualora non dovesse essere finito, che Kaido si rialzerà in forma umana, questa volta non più in forma drago, ovviamente molto zoppicante. Luffy ormai mezzo bianco, mezzo nero di capelli, quindi per far capire che l'effetto del Gear Fifth, vi lascio qui sopra il link per quanto riguarda il video sul Gear Fifth, comunque è ormai quasi finito, quindi entrambi esausti. Onigashima che ormai sta precipitando letteralmente in mare aperto, Jinbe e Raizo che trascinano tutti con una corrente di flusso d'acqua verso l'oceano, quindi facendoli cadere dolcemente nell'oceano, salvandoli perché l'isola ormai è in caduta libera, e appunto lo scontro potrebbe ultimarsi con l'ultimo, diciamo, clash, con l'ultimo incontrarsi di colpi tra Kaido e Luffy, con appunto magari il sorrisetto beffardo di Kaido nel dire: allora forse veramente potresti essere Joy Boy, no? Quindi l'ennesima provocazione per quanto riguarda Kaido nel dire: sì, tu mi hai quasi battuto, comunque mi stai battendo, mi batterai. Io perderò per tutti i motivi che sappiamo sempre, quindi ti ho lasciato la possibilità di riprenderti, di recuperare. Hai avuto tre power-up, io ho affrontato un sacco di avversari. Vabbè, tutto quello che sappiamo, però, per le parole dette appunto nel flashback dallo stesso Kaido a King quando parlò di Joy Boy, e vi lascio qui sopra il link per quanto riguarda i video di Luffy e Joy Boy. Allora lui semplicemente è come se provocasse Luffy nel dire: ma forse mi sbagliavo, forse potresti essere tu colui che mi batterà. E poi con lo scontro finale, Luffy magari dirà la solita frasetta sua o qualcosa di simile e finisce lo scontro. Quindi non è questo il punto fondamentale del video, però comunque ci tenevo a precisare che anche per me potrebbe non essere finita, ma se non è finita nel 1049 finirà da qui a brevissimo, quindi non è questo l'ordine del giorno. Un'altra seconda e ultima premessa è che, diciamo, le ipotesi di, diciamo, ultimato lo scontro possono essere necessariamente tre: Kaido muore o barra viene ucciso, Kaido viene arrestato e Kaido si ritira a vita privata. La premessa è che io non vorrò fare il video dove scelgo una delle tre e vi dico: ah, ho indovinato. Voglio invece analizzare tutte e tre le ipotesi e di ogni ipotesi raccontarvi la mia idea di come si può sviluppare. Perché, per esempio, dire venire ucciso, che adesso analizzeremo velocissimamente, può significare tante cose. Può essere stato ucciso da Luffy, dallo scontro finale, dalla caduta insieme all'isola, potrebbe essere ucciso da qualcun altro, si uccide da solo, cioè le ipotesi sono tante, anche se l'argomento principale, anche se l'ipotesi principale è quella. Quindi io di ogni tre macro ipotesi non voglio chiudere gli occhi e dire: no, per me succederà solo e soltanto questo. Io sono aperto a tutte le ipotesi, ma di ogni ipotesi poi vi racconto la mia idea. Allora, la prima è quella ovviamente
di Kaido morto. Ma prima di parlare di questo, però, bisogna capire perché le ipotesi sono tre. Perché bisogna capire, una volta terminato lo scontro, una volta finita la saga, una volta che stiamo avvicinando a quello che è il finale dell'opera, quale sarà il ruolo degli imperatori rimasti, e quindi Shanks e Teach, quale sarà il ruolo degli imperatori caduti, e quindi Big Mom e Kaido, e quale sarà il ruolo in generale del concetto di imperatore anche in vista di uno scontro finale, anche in vista di una battaglia finale. E quindi bisogna capire, diciamo, prendiamo ad esempio Kaido, proprio perché lo scontro è appena terminato, potremmo in realtà parlare anche di Big Mom, ma per il momento parleremo solo di Kaido, di Big Mom magari faremo un video apposito. Allora, per quanto riguarda Kaido, abbiamo detto la prima ipotesi è quella che muore o viene uccisa, ma non ve la espongo perché c'è il video dove ne parlai già un annetto fa su chi ucciderà Kaido e lì vi spiego tutto quello che c'è da sapere, da capire di questa mia teoria. C'è, l'ho semplicemente nominata proprio perché per farvi sapere che c'è anche l'ipotesi in cui Kaido definitivamente muore. E quindi in quel caso ovviamente il problema è risolto alla base perché il ruolo di Kaido in quanto imperatore e di Kaido in quanto personaggio termina qui, così come termina per esempio il ruolo di Barbabianca a Marineford, perché se Barbabianca fosse rimasto in vita è chiaro che oggigiorno l'avremmo rivisto. E Oda invece ha scelto semplicemente di non trascinarsi un personaggio molto importante come un ex imperatore nel resto della narrazione. Se lo trascina in realtà con i flashback, l'abbiamo visto comunque nel flashback di Oden, l'abbiamo visto nel flashback di Kaido un pochino, insomma l'abbiamo visto a Barbabianca in tanti altri flashback, però è chiaro che il personaggio di per sé viene abbandonato, è stato comunque accantonato da Oda ormai 11 anni fa. Però è chiaro che la scelta di far morire proprio tutti gli imperatori sarebbe abbastanza omogenea, non per forza brutta, ma comunque omogenea, sarebbe un po' scontata. Cioè, a questo punto ogni imperatore che viene sconfitto deve morire per forza, perché altrimenti si crea il problema di cosa fargli fare una volta che finisce lo scontro, una volta che passa come nemico. Quindi, tolta l'ipotesi di Kaido morto, ci sono le altre due ipotesi, ovvero sia Kaido viene arrestato, Kaido si ritira a vita privata. La prima ipotesi, cioè Kaido viene arrestato, apre ovviamente uno scenario abbastanza ampio. Prima di tutto, la prima domanda è chi è in grado di arrestare Kaido? Non tanto sul posto, perché abbiamo visto anche Big Mom è stata catturata da Queen e trascinata, diciamo, a Nigashima attraverso delle catene del Gammatolite, eccetera, eccetera. Quindi sul posto, sapendo che comunque la Marina è nei pressi di Wano, e di Onigashima, tra l'altro vi lascio questo link per quanto riguarda il video approfondimento di Barbabianca. È chiaro che potrebbe esserci su quelle navi un numero sufficientemente alto di qualità dei Marines, viceammiragli o addirittura un ammiraglio, Toro Verde, Fujitora. Sappiamo che la Marina si sta muovendo da questo punto di vista per monitorare lo scontro a Onigashima e per catturare eventualmente Rufy o gli imperatori, e l'abbiamo visto anche perché nel frattempo specularmente il governo mondiale ha mandato comunque i membri della CP0. Però il problema è chi poi trattiene un Kaido arrestato, senza considerare che questo Kaido arrestato potrebbe in qualche modo essere affiancato anche da una Big Mom arrestata, perché poi, diciamo, il problema di Kaido in quanto imperatore lo accomuna a tutti gli altri imperatori, quindi anche a Big Mom, che è l'unica per ora insieme a Kaido ad essere stata sconfitta. Quindi Shanks e Teach invece hanno, diciamo, dei ruoli che sicuramente si svilupperanno in seguito. Vi lascio questo per il link per quanto riguarda il video sugli equilibri, sulla rottura degli equilibri di One Piece. Ora, detto questo, è chiaro che il dubbio viene: chi trattiene Kaido? Perché se noi dovessimo considerare che comunque a Impel Down ci vadano tutti i prigionieri di alto livello e che a stesso livello ci fossero quantomeno prigionieri di un livello di un comandante, di un imperatore o comunque di un flottaro, è chiaro che trattenere uno, se non due imperatori diventa alquanto difficile, per una questione logistica, per una questione anche di numeri, perché bisognerebbe potenziare ovviamente quello che è il controllo penitenziario del territorio circostante, quindi di Impel Down dal punto di vista delle acque, quindi potenziare la flotta navale, aumentare il numero di dipendenti all'interno delle carceri e aumentare anche la qualità. È chiaro che Hannibal da solo non potrebbe gestire, per esempio, un carcere, una prigione, non solo dove magari sono tornati molti ex detenuti, ma dove, diciamo, risiedono anche degli imperatori. Quindi servirebbe prima di tutto
almeno un ammiraglio fisso pronto a intervenire, sempre nelle vicinanze delle carceri. Anche se Impel Down comunque non è troppo lontano da Marineford, da New Marineford e ovviamente da Enies Lobby lo sappiamo, però è chiaro che bisognerebbe garantire un intervento diretto, immediato, pochi minuti, ecco. E è chiaro che questo depotenzierebbe la Marina dal punto di vista generale di controllo diciamo, dei mari nel mondo, perché è chiaro che se io ho 3-4 uomini di punta e uno lo devo bloccare perché non si sa mai, mi depotenzia da questo punto di vista, ma in qualche modo potrebbe questa logica essere in qualche modo favorita dal fatto di dire: sì, ma tu comunque avevi 3 ammiragli e 4 imperatori liberi. Quindi, tra virgolette, comunque gli ammiragli non bastavano per garantire un controllo di tutti i mari. Però così facendo tu almeno hai un ammiraglio impegnato, ma c'hai due imperatori arrestati, cioè sai dove trovarli se li vuoi, sai che non stanno facendo chissà che. Però è chiaro, ricordiamoci che la qualità di carcerati in Impel Down è anche aumentata, c'è per esempio anche Doflamingo, quindi una prossima evasione dalla prigione potrebbe essere in qualche modo programmata. Però facciamo finta che ci sia una prigione ancora più potenziata, o la stessa Impel Down è stata potenziata, l'ipotesi in cui si prefigura la cattura di Kaido non è così impossibile. Kaido quindi viene arrestato. Il governo ovviamente attua una serie di misure per garantirne la permanenza in carcere e questo favorirebbe due cose. Dal punto di vista, diciamo, della trama in quanto personaggi, favorirebbe la Marina di dire: sì, ok, io devo impegnare dei miei uomini, ma l'imperatore è qui, è bloccato, lo tengo bloccato io, so che è qui. E poi favorirebbe la trama dal punto di vista di racconto, perché in qualche modo diciamo che Oda non si dovrebbe trascinare necessariamente gli imperatori, o almeno Kaido e Big Mom, nelle narrazioni. E questo potrebbe favorire ancora una volta la trama anche in futuro, cioè nel senso di dire: io Oda ho trovato l'escamotaggio per mettere in stand-by i personaggi come gli imperatori. Non ucciderli tutti, perché altrimenti sarebbe scontato che ogni volta che perdono uno scontro muoiono, anche se non è impossibile, recuperatevi il video e saprete come la penso, però comunque per lo scontro finale posso utilizzarli di nuovo, con la scusa nel frattempo che quando non mi servono, quando non li voglio, non è così incoerente il fatto che non ci siano. Soprattutto perché comunque da questo momento in poi tutto ciò che farà Luffy riguarderà gli equilibri, quindi tutti gli imperatori da questo momento in poi, almeno quelli rimasti, si dovranno necessariamente muovere. Quindi se io dico gli imperatori non li uccido, non li catturo e non ci faccio nulla e però Luffy continua a smuovere gli equilibri, non è logico pensare che gli imperatori non si muoveranno. Quindi o le ammazzo o le catturo. Ma nell'ottica finale di un eventuale scontro mi possono servire. E quando è che possono servire gli imperatori in uno scontro finale? Laddove il nemico è ancora più forte. E questo, diciamo, ci proietta un po' in un video futuro che voglio fare per quanto riguarda la mia personale visione di come finirà One Piece. Ma comunque vi basti sapere per ora che in questa visione, tra le tantissime cose da analizzare, presuppone prima di tutto uno scontro con Barba Nera. Quindi diciamo che la presenza di un altro imperatore nemico, in questo caso Barba Nera, favorirebbe l'aiuto o comunque una pseudo alleanza di ex imperatori, e poi predispone non solo l'esistenza e la logica che i 5 assi di saggezza sappiano combattere e siano abbastanza forti, non per forza singolarmente quanto un imperatore, ma quantomeno più o meno come un ammiraglio, e quindi avere 5, 6, 7 nemici forti quasi quanti un imperatore significa che Luffy da solo, pur avendo Law, pur avendo Kid, pur avendo qualcun altro, non sarebbe in grado di affrontare come se fossero 5, 6 imperatori insieme. E quindi allearsi o comunque avere l'aiuto di ex imperatori che hanno 1 miliardo di motivi per avercela contro il governo, e il flashback del capitolo 1049 ci ha mostrato il perché Kaido ce l'ha con il governo, il flashback di Big Mom e Whole Cake ci mostra il perché Big Mom ce l'ha contro il governo, oltre perché sono imperatori, quindi per logica imperatori di pirati, pirati contro il governo, imperatori contro il governo, ma anche se non fosse per motivi personali pregressi, è chiaro che gli imperatori avrebbero dei motivi per andare contro costoro, e poi predisporrebbe anche che Im sappia combattere, sia necessariamente forte. E vi lascio a fine video il video sulla teoria su chi sia Im. E quindi in quel caso,
In quel caso, anche perché Kaido riconosce il valore di Luffy, riconosce anche in qualche modo la dignità nell'allearsi con chi in qualche modo l'ha sconfitto, così come Katakuri, così come Crocodile, per fare degli esempi. Insomma, tante cose predisporrebbe quindi due soluzioni finali. La prima è che Oda potrebbe riutilizzare tutti i personaggi importanti della sua storia nello scontro finale. No? Un po' alla Kishimoto, e poi darebbe valore agli ultimi personaggi che ancora non ci ha mostrato, cioè gli Ace di Saggezza e probabilmente Im-Sama nel combattere, oltre che Teach, e quindi in qualche modo avrebbe la scusa per far utilizzare personaggi vecchi forti e farci capire quanto sono forti i personaggi che non ci ha ancora mostrato. Quindi questa seconda ipotesi si avvia secondo me in quest'ottica, cioè la cattura di Kaido con potenziamento, diciamo, delle misure di sicurezza e la possibilità però di riutilizzare gli imperatori in battaglia, diciamo a favore di Luffy o comunque non a sfavore. Ecco, se non vogliamo dire alleati di Luffy, non contro Luffy. Ecco, mettiamola così, che è una sottile differenza, ma comunque è una differenza. Ultima ipotesi invece è Kaido che si ritira a vita privata. Anche questa ipotesi non è da escludere. Kaido, fin da quando ci viene presentato, ci mostra segni e caratteri di una personalità che molte volte ama essere da solo, è depressa, è anche demotivata. Vedetevi anche il video sulla caratterizzazione di Kaido. Quindi sicuramente da questo punto di vista potrebbe essere favorita. Però ci sono due problemi. Il primo problema è che Kaido ora come ora non è più demotivato. Cioè Kaido ha trovato, diciamo, un nuovo motivo per avercela con Mondo, in senso positivo, cioè di fare qualcosa, di agire. Di andare a conquistare One Piece, di prendersi le armi ancestrali, di buttare il mondo nel caos, positivo diciamo dal suo punto di vista. E quindi, cioè, non è che lui ce l'ha col mondo in maniera negativa, depressa, ce l'ha in maniera attiva, positiva, pronta, no? A intervenire contro il mondo, contro il governo, eccetera, eccetera. Quindi, un personaggio del genere che non è morto contro Luffy, che non viene arrestato e che non viene ucciso, è difficile, diciamo, in qualche modo considerarlo tutto sommato, soddisfatto della sua vita, ritirarsi a vita privata e dire: vabbè, non faccio più niente, divento un drago e volo tra le nuvole a cazzeggiare. Proprio perché lui adesso ha trovato un nuovo motivo per vivere, un nuovo motivo per agire. Seconda cosa, io non ce lo vedo un Kaido, anche se fosse stato demotivato, diciamo tranquillo alla Silver Rayleigh, per intenderci, cioè veramente a fare il locandiere in un'isola sperduta e a raccontare storie di quando era giovane sul falò con diciamo gli scout e le giovani marmotte di One Piece. Insomma, quindi anche da questo punto di vista sarebbe un po' complicato, ma potrebbe però in qualche modo prefigurarsi l'idea che Kaido si ritiri in qualche modo per, diciamo, come dire, meditare. Cioè, Kaido minaccia il mondo, no? Diciamo in qualche modo afferma che prenderà la sua vendetta, un po' alla Shikinune Dorato, possiamo dire, però nel frattempo dice: però non ora. Ho bisogno di riorganizzarmi, ho bisogno di creare un esercito, ho bisogno di capire cosa fare. E quindi me ne vado, mi ritiro a vita privata, annuncio al mondo che io, Kaido, rinuncio al titolo di imperatore, per dirne una, o comunque resta imperatore, ma dice io mi ritiro. E in qualche modo, diciamo, questo prendere tempo, dal punto di vista di Kaido, si tradurrebbe dal punto di vista della necessità però di finire il manga, di non dargli il tempo a Kaido di dire sì, vabbè, ti do altri 10 anni, riorganizzati. Perché nel frattempo Oda dice: no, bello mio, tra un mese la storia è finita, tra un mese io faccio la guerra finale e chi si è visto si è visto. Però Kaido non lo sa e quindi di conseguenza si ritira volontariamente a vita privata facendo il bravo, minacciando vendette future, ma non sapendo di non avere il tempo di minacciare queste vendette future. Però è anche vero che dall'altra parte il governo non dormirebbe sogni tranquilli a sapere un Kaido non solo non arrestato, non solo sconfitto ma ripresosi, che è libero di agire nel mondo, tra l'altro addirittura senza neanche più avere dei legami fissi con un territorio, perché bene o male la Marina e il governo sapevano dove trovare Kaido, più o meno. Ma se Kaido poi si svincola da Wano e fa un po' quello che vuole, dove vuole, quando vuole, diventa una mina vagante troppo complicata. Quindi diciamo che questa ipotesi, se dal punto di vista di Oda, può essere un'arma da utilizzare. Oda può dire: ah sì, io non so come motivare l'assenza di Kaido
da questo momento in poi fino alla battaglia finale, dove poi lo ripresento. E quindi gli faccio dire mi ritiro per 10 anni, poi vediamo. Kylo non sa di non avere 10 anni, abbiamo risolto il problema. Dal punto di vista della Marina, del governo e dal punto di vista dello stesso Kylo, questa ipotesi però è un po' meno probabile, proprio perché Kylo stesso non riuscirebbe, secondo me, a starsene fermo per troppo tempo e perché il governo non starebbe così tranquillo a dire oh perbacco, abbiamo adesso Rufy così, Teach così, Shanks così, Big Mom che non si sa che fine ha fatto, Kylo che nel frattempo circola libero nel cielo, i Reverie, i rivoluzionari, Rayleigh, insomma tante 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 situazioni che il governo, cioè meno ha il controllo della situazione, più impazzisce. E ovviamente questo sarebbe sicuramente un'ipotesi interessante da vedere poi come il governo potrebbe reagire da questo punto di vista con la CP0, con lo stesso IM, con gli Assi di Saggezza, con Akainu, eccetera, però con i PIX 2.0, con diciamo tante cose, però è chiaro che non sarebbe molto facile da realizzare. Quindi queste sono le tre ipotesi. La prima c'è il video che vi ho lasciato, la seconda predispone quindi un temporeggiare dal punto di vista di Oda motivato nel dire guarda, gli imperatori in teoria sono in prigione. Poi se mi seguono nella battaglia finale, che ci vuole che Kaido si libera dalla prigione perché gli girano e distrugge tutto insieme a Big Mom, a Doflamingo, a tutti i carcerati e quindi praticamente il governo, la Marina sono già impegnati nei primi attimi dello scontro finale con i rivoluzionari, Luffy, eccetera, eccetera, non hanno il tempo di mandare qualcuno a Impel Down e quindi gli ex imperatori fuoriescono. Oppure la terza ipotesi, che appunto, tra virgolette, Oda, Kaido comunque minaccia vendetta, solo che lui pensa di in qualche modo professarla tra 10 anni, solo che lo farà prima del previsto. E ovviamente, diciamo, in un'ottica però sempre che cioè gli astri, eccetera, cioè che gli avversari di Luffy e dei suoi alleati siano fortissimi. Per giustificare poi una presenza così massiccia di alleati per Rufy. Soprattutto perché nell'ottica di un Rufy Gear 5, quest'ultimo comunque è molto forte, da solo potrebbe, se gli avversari fossero troppo deboli, potrebbe batterli da solo. Quindi necessita Rufy di tanti avversari forti. Che possono essere Teach, gli astri, può essere anche Shiki, può essere tanta altra gente. Detto questo, quindi il video finisce qua. Fatemi sapere voi la vostra qui sotto nei commenti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto. Noi ci vediamo ovviamente giovedì con la live e domenica poi col post recensione su Instagram se tutto va bene dei film. Quindi insomma, fatemi sapere che ne pensate. Grazie come sempre per il supporto e ovviamente recuperatevi tutti gli altri video. Ciao a tutti, ragazzi. Fa caldissimo, lo so, però stringete i denti che abbiamo quasi finita. Quindi studiate, fate i bravi e soprattutto siate umani. Ciao, fatemi sapere un po' che ne pensate.